Era venuta qui, Annalisa Zecchetto, sabato verso le 15:45, in questa rimessa per prendere della legna. E qui ha sentito le urla disperate della tredicenne aggredita dalle due coetanee. Implorava loro di smetterla, di colpirla. «Mi state uccidendo!» diceva loro, ma invano. Lei si è avvicinata al parco e quel che ha visto e come sono andati i fatti è lei a raccontarcelo. Lei, che ormai a Castelbelforte e non solo, viene considerata un miracolo, perché senza il suo intervento quella povera ragazza non ci sarebbe più. Questo me l'hanno confermato purtroppo, dico purtroppo, anche i medici che erano qua. Sono venuti giù 3 medici con l'automedica. Alla fine, dopo che sono stati bravissimi, di una tempestività, maniera, proprio bravi. Anzi, quando sono andati via mi hanno abbracciato e mi hanno detto: «Lei è stata brava a aver fatto alla lettera tutto quello che gli è stato detto tramite il 112, che ero il telefono col 112 finché arrivava l'ambulanza e l'automedica. E però se non prestava soccorso, adesso non voglio essere un'eroina, per carità, no, ma lo è, non mi piace a darmi delle arie, diciamo, però mi hanno detto se non ci fosse stata lei 10 minuti, 13 al massimo, la ragazzina sarebbe morta. Tutto è nato per caso, praticamente. Lei stava prendendo della legna, io ero lì per caso perché non volevo neanche venirci a prendere la legna, volevo andare al bar a bermi un caffè. E ho detto: «No, va, è meglio che vada a prepararmi un po' di legna». Erano le 3:30, 3:45, dunque ho segnato, ho ancora l'avviso, la chiamata di emergenza, che l'ho fatta esattamente alle 15:57, dunque l'ho fatta subito. Sono venuta qui 3:45, alle 57 ho fatto la chiamata d'emergenza perché ho visto la bambina, chiamiamola bambina perché in realtà sono bambine a 13 anni, che sanguinava e urlava e implorava aiuto, aiuto che sto morendo, aiuto sto morendo, aiuto sto morendo. E lei, quando è arrivata qui dalla panchina, tratta da queste urla di disperazione, cosa ha visto? Ho visto la ragazzina a cavalcioni sopra all'altra, che alla vittima, ma con una violenza, con una cattiveria orribile. Che continuava a colpirla? Sì, continuava a colpirla, io non, come non ci fossi stata. Cioè non gliene fregava un tubo che io fossi lì. E lei diceva basta? Basta, e ho detto anche delle parolacce, volendo. Niente, quei pochi secondi gli avrà dato altri 10 colpi. E la seconda ragazzina invece? L'ha tenuta stretta per qualche secondo finché ero lì. Dopo ha visto che io mi stavo veramente ancora più infuriando della situazione, perché ho visto la ragazzina che proprio era grave, si vedeva che era grave. E allora ha detto: «Dai che andiamo». Allora l'altra l'ha ascoltata e sono andate. Sono arrivate circa a metà campo, neanche. Quella che aveva le forbici è tornata indietro, perché subito andando via ha gettato l'arma, diciamo, quella, insomma, il pugnale, le forbici, quello che è, che dopo sono venuta a sapere in realtà che erano forbici. Le ha buttate lì. Dopo ha avuto il coraggio di tornare indietro per recuperarle. Quindi era proprio cosciente, raziocinante. Sì, cosciente, ragione perfettamente. Ho fatto: «Adesso se torno indietro la becco». E invece no, è tornata fino lì. Ma quando lei ha visto che io ho fatto un passo, è ritornata via. Lei ha sentito anche cosa si dicevano le due, diciamo, no, assalitrici? Le ha solo detto: «Allora, se me la tieni ferma, io finisco l'opera». L'altra gli diceva: «Ti prego, mi stai ammazzando, mi fai male, aiuto, mi fai male, sto morendo, mi vuoi uccidere?». E la ragazzina ripeteva queste 3 o 4 parole. Io dopo, insomma, dopo sono arrivata, loro sono scappate, e ho chiamato l'ambulanza ero
diciamo, oltre a essere agitata, oltre a essere arrabbiata, anche se vogliamo dire, gli ho detto: senti, ho fatto, non mi fate domande, io voglio un'ambulanza immediatamente, ho fatto che la fate partire non adesso, subito, per via Roncoleva 2, c'è una ragazzina, ho fatto che sta morendo dissanguata, non fate, dopo vi rispondo alle classiche domande che fanno e così. Ma signora, no, ho fatto, lei forse non ha capito la gravità della cosa. Gli ho detto, ma le ho detto da cattiva, sono stata un po' pesante, lo ammetto. Però se non facevo così, magari se la prendevano con un po' più di comodo. Certo, ha fatto benissimo, visto quella che era la situazione. Meno male che lei c'era. In effetti, in 6 minuti è arrivata l'ambulanza. Nel frattempo il dottore al telefono mi ha detto: signora, adesso la deve mettere di fianco. Come l'ho messa di fianco? Sangue dal naso, dalla bocca, dalle orecchie, è cominciato a schizzare dalla ferita, dietro la nuca, cioè qui c'era un macello. Allora sono andata su, ho chiamato mio figlio da casa, ho fatto dammi una mano, gli ho detto vai su a prendere degli asciugamani e mi hanno detto il ghiaccio. Una scena che non si sarebbe mai immaginata di poter vedere nella vita. Sì, una scena che non avrei mai voluto vedere. E dopo l'abbiamo messa di fianco con un asciugamano sotto la testa e 2 sopra la ferita perché non andasse polvere e così. Io ho fatto quello che mi hanno detto di fare. E le ha salvato la vita? Così mi è stato detto. Sono stata abbracciata dai medici, quando sono andati via mi hanno abbracciato, qui mi hanno commosso.